Cari amici, buongiorno. In vista, anche se ancora lontana, dell'apertura, e giusto per passarci un pochettino di tempo, ho pensato di fare una cartuccia old style. Mi trovavo a parlare con vecchi cacciatori del paese e si parlava di questa cartuccia che si faceva con S4 una cinquantina d'anni fa e che era ottima per i conigli, ovviamente tutta con componenti dell'epoca. Ora, loro dicevano eppure quella cartuccia era veramente buona, era una cosa che andava rifatta, peccato che adesso non si può fare più. E ho detto, vabbè, i componenti li abbiamo. La S4 è sempre la stessa, quindi troviamo pure quella nuova. Proviamo a rifare questa cartuccia. L'abbiamo fatta, l'abbiamo provata un pochino alla placca, devo dire che le rasate erano niente male. Tra l'altro, le borre che sono andato ad utilizzare le avevo, come si dice, recuperate. Erano delle borre Bonavita e Purgotti miste, però un po' secche, un po' usurate. Ho utilizzato la paraffina col sistema che ha spiegato nel suo video l'amico Ciro. E avendola rigenerata in quella maniera, devo dire che hanno dato una buona tenuta. Quindi alla fine ho visto che l'affetto era nuovamente fattibile. E questo ve lo voglio presentare. Se farete il lavoro che ho fatto io, potete tranquillamente utilizzare questo assetto, vi verranno cartucce niente male. Io dico buone per i conigli, ma aggiungo anche buono per qualsiasi tipo di caccia col cane da ferma, magari anche utilizzando qualche vecchia doppietta per essere un po' nostalgici e per fare figura. Quello di cui però avete bisogno è di un po' di materiale old, opportunamente sistemato. In calibro 12-65 ho messo l'innesco 686. Per mettere l'innesco ho utilizzato il sistema che vi ho spiegato più volte in passato, utilizzando il filo d'antenna. Chi di voi ha qualche dubbio può andarsi a rivedere i miei video. E quindi ho messo un S70 di S4 per 34 grammi di pallini del lotto, cartoncino antico, questo che è il cosiddetto cartoncino cadramato, borra in feltro che era una vecchia Purgotti opportunamente ripresa con la paraffina, orlo tondo a 61, una Purgotti da 16 dimenticavo, orlo tondo a 61. Oltre alla Purgotti ho aggiunto anche uno spessore in carta lana di circa 3 mm, giusto che lo scrivo, carta lana di 3 mm. Questa è stata chiusa in orlo tondo a 61. Questa è la cartuccia. Ricordo, impariamo a caricare ghiacciolibero.it se mi volete scrivere. Andiamo a vedere un po' come realizzarla. Ragazzi, ho utilizzato la carta lana, eccola qua, perché l'avevo, ma potete utilizzare anche un sugherino da 3 mm, la stessa cosa, più o meno la stessa cosa. Ok, vediamo un po' come si procede. Al solito pesiamo 1,70 g di S4, bellissima polvere, molto stabile. Peccato, peccato veramente che sembra non potersene trovare più. Prendiamo il nostro Boss Hold che ho reinnescato, come spiegavo, col 686. 686 col sistema del filo di antenna. Questo sistema l'ho già illustrato in passato. Se qualcuno ha dubbi può andarsi a rivedere i miei video o può contattarmi, gli indicherò direttamente quale video andare a vedere. Dopo aver pesato la polvere, la inseriamo normalmente all'interno del bossolo. Mettiamo il nostro cartoncino d'epoca. Ragazzi, se non avete questo qua potete utilizzare un normalissimo cartoncino, non cambia molto. Qualcuno potrebbe anche dirmi possiamo usare l'RVL, perché no? Ma quello è più sottile. Altrimenti dobbiamo andare a ritoccare un po' l'assetto. E mettiamo la nostra borra che adesso, opportunamente grassata, entra un po' a fatica. Ovviamente mettiamo il nostro RVL. Scusate, il nostro barretto in carta lana da 3 mm e andiamo a pesare il nostro piombo.
Io utilizzerò l'8 perché per me va bene un po' per tutto. Potete usare anche il 7 se volete, se volete usarla sui fagiani il 6, il 5, vedete un po' voi. È una cartuccia veramente versatile che si presta a tutte le forme di caccia col cane da fermo. Particolarmente buona la resa se sparata in un vecchio fucile doppietto simile con canne piuttosto foratura stretta. Ma vi posso dire che lo abbiamo sparato noi in doppiette anche anni 60 con ottimi risultati. Queste rosate erano veramente belle. Mi dispiace non averle fotografate, se no ve le mostrerei. Ecco fatto, abbiamo raggiunto l'altezza che ci interessava. Adesso andiamo a mettere un cartoncino di chiusura. Io ho dei cartoncini di chiusura già stampati. Ecco qua. Che indicano piombo del 7,5. Questo è piombo dell'8, praticamente siamo là. Può andare, ci mettiamo questo. Mettiamo il cartoncino e semplicemente lo facciamo entrare a contatto col piombo. Questo è il risultato finale. Non ci resta che orlarlo. Per orlarla utilizzerò la mia cortina Pessotti IOS che specifica per il cartone. Di solito per il cartone utilizzavo l'orlatore manuale, ma devo dirvi che con la IOS ho ottenuto ugualmente ottimi risultati. Guardate che meraviglia, questa è l'orlatura venuta alla fine. Considerate che questi bossoli hanno almeno 50 anni, quindi considerando l'età del bosso sono veramente soddisfatto del risultato. Ecco, questa è la cartuccia pronta. E che dire, ragazzi, fatela, chi ha questo materiale e ha ancora il piacere di provare a fare caricamenti old, fatela perché vale veramente la pena. Gran bella cartuccia. Un grande saluto a tutti gli appassionati e alla prossima. Ciao!